Allora, dicevamo che oltre alla dimostrazione costruttiva si può dare una dimostrazione più elegante, anche se non costruttiva, e che spiega, fa capire anche come stanno le cose quando le ipotesi del teorema cinese non sono soddisfatte. Allora, per dare questa dimostrazione cominciamo da una cosa che apparentemente non c'entra molto, caratteristica di Zn cartesiano Zm anello prodotto. Anzi, per conservare l'uso delle stesse lettere usiamo Zn1 cartesiano Zn2. Allora, qual è la caratteristica di questo anello prodotto? Abbiamo fatto ieri un esercizio con dei numeri, adesso lo vediamo in generale. Allora, noi abbiamo il morfismo unitario, quello che manda 1 in classe di 1, classe di 1, e vogliamo trovare il nucleo di questo morfismo. La caratteristica è il generatore del nucleo, che abbiamo visto ieri, è la stessa cosa di trovare la caratteristica, chiamiamola di grande, è uguale al minimo intero maggiore di 0, tale che di volte classe di 1, classe di 1, sia uguale a classe di 0, classe di 0. O equivalentemente, D è uguale al generatore positivo del nucleo. Allora, di volte l'identità vuol dire sommo l'identità di volte con se stessa, quindi faccio la somma sul primo elemento della coppia, faccio la somma sul secondo elemento della coppia e trovo, adesso non scrivo gli apici, i pedici, ma qui c'è N1, qui viene classe di D, e questo deve essere classe di 0. In Zn1 per Zn2, questo, la classe di D e la classe di 0 in Zn1, vuol dire che N1 divide D e la classe di D è uguale alla classe di 0 in Zn2, vuol dire che N2 divide D. Allora, qual è il più piccolo numero positivo che è multiplo sia di N1 che di N2? È il minimo comune multiplo. Allora D è uguale al minimo comune multiplo tra N1 e N2. E quindi abbiamo che il nucleo di F è uguale all'ideale generato da D. Possiamo fare la decomposizione canonica. Qui abbiamo ZD, qui abbiamo l'isomorfismo con l'immagine di F e qui abbiamo l'immersione.
abbiamo calcolato la caratteristica di questo anello prodotto, abbiamo visto che la caratteristica è il minimo comune multiplo tra N1 e N2 e usando la decomposizione canonica abbiamo che ZD è isomorfo all'immagine di F. E adesso possiamo scrivere un corollario. Se il massimo comune divisore tra N1 e N2 è uguale a 1, allora il minimo comune multiplo tra N1 e N2 è il prodotto. Se due numeri sono coprimi, il minimo comune multiplo è il loro prodotto. Quindi, ZD, che è ZN1 per N2, quanti elementi ha? 1 per N2. Quanti elementi ha il codominio? 1 cartesiano tra un insieme con N1 elementi e un insieme con N2 elementi. N1 per N2. Conseguenza vuol dire che questo è uguale a questo, perché questo qui ha tanti elementi come ZD, va qui dentro, sono insiemi finiti e ha tanti elementi come questo e di conseguenza im F è uguale a ZN1 per ZN2, cioè F è suriettivo. Allora, come possiamo esprimere concretamente il fatto che è suriettivo? In questo modo. Allora, poiché F è suriettivo, presa un qualunque elemento che è una coppia classe di B1, classe di B2, in ZN1 per ZN2 è l'immagine di qualcosa. Esiste X appartenente a Z tale che F di X, che per definizione è classe di X in N1, classe di X in N2, è uguale alla classe di B1 in N1, classe di B2 in N2. Quindi, a priori, io qua ho due classi con dei rappresentanti qualsiasi, ma posso sempre trovare un numero, lo stesso, che sia rappresentante di entrambe le classi. Quindi, c'è sempre un numero X che rappresenta questa classe in ZN1 e che rappresenta questa classe in ZN2. O, tradotto in termini di congruenze, cioè esiste X appartenente a Z tale che X è congruo a B1 modulo N1, X è congruo a B2 modulo N2. Cioè tutte le congruenze sono risolubili.
Ecco la dimostrazione del teorema cinese, dimostrazione non costruttiva. Io ho solo dimostrato che esiste un X che rappresenta sia una classe che l'altra, perché F è suriettivo. Nella dimostrazione di prima io ho detto esiste perché, eccola qua, dimostrazione costruttiva. Questa è una dimostrazione esistenziale, dico X esiste perché ogni elemento qui dentro è l'immagine di qualcosa e quindi si scrive in questa forma. Ma questa dimostrazione ci aiuta anche a capire che cosa succede quando N1 e N2 non sono coprimi. Se N1 e N2 non sono coprimi, D è uguale a N1 e N2 diviso il loro massimo comun divisore. Questa è la formula generale, il minimo comune multiplo è il prodotto diviso il massimo comune divisore, che è più piccolo di N1 per N2. Quindi l'immagine di F ha di grande elementi, perché è isomorfo a ZD, ha meno elementi di questo qua, F non è suriettiva. In questo caso F non è suriettiva e quindi esistono coppie classe DB1, classe DB2 appartenente a IMF tali che sono del tipo classe di X, classe di X. Quindi se un elemento di ZN1 per ZN2 sta nell'immagine, lo scrivo in questo modo e quindi la congruenza corrispondente ha soluzioni. E altre coppie che non appartengono all'immagine di F e che quindi non hanno scritture del tipo classe di X, classe di X. E quindi abbiamo anche la risposta generale a che cosa succede quando le ipotesi del teorema cinese non sono soddisfatte. Beh, dipende da B1 e B2. Certe coppie B1 e B2 si possono scrivere in questo modo, c'è un rappresentante che funziona per entrambe le classi. Certe altre coppie no, e quindi certe congruenze hanno soluzioni, certe altre congruenze non ce l'hanno. Quindi questo modo di vedere le cose ci dà la risposta in generale. Se N1 e N2 sono coprimi, esiste sempre la soluzione. Se invece N1 e N2 non sono coprimi, dipende da chi sono B1 e B2. A volte la soluzione c'è, a volte non c'è. Gli eserciti li mettevano, prendevano due numeri primi, abbastanza grossi ma non troppo, non so, dipende da quanti soldati lei deve contare, li mette in fila, diciamo, per 31 e va a vedere quanti ne rimangono fuori, diciamo 7. Li mette in fila per 89, è primo 89, conta quanti ne rimangono fuori, 11, e poi con calma lo scrivano scrive il numero X è congruo a 31, a 7 modulo 31, è congruo a 11 modulo 89, sa che è compreso tra, perché insomma non ho, più o meno gli assenti non saranno né troppi né troppo pochi, la consistenza del plotone o di quello che era si sapeva, quindi si trovava l'unica soluzione compresa tra
ragionevole intervallo che soddisfi le due condizioni. Però non so se è un fatto vero o una leggenda. Allora, vediamo un calcolo esplicito. Ce n'ho neanche uno normale, ce lo inventiamo. Ah, eccolo qua. X congruo a 6 modulo 10 e X anche congruo modulo 11 e X congruo a 7 modulo 10. Troppo facile, forse si vede a occhio. Facciamo così. Allora, massimo comune divisore tra 10 e 11 è uguale a 1. Esiste un'unica soluzione tra 0 e 10 per 11 meno 1. 110, quindi 109, c'è un unico numero tra 0 e 109 che va bene, volendo ci mettiamo lì, facciamo 110 sostituzioni, sperando che non sia proprio l'ultima, e troviamo sicuramente quell'unica soluzione e quindi poi le abbiamo tutte. Oppure possiamo usare il metodo che abbiamo detto prima, scriviamo l'identità di Bézout, anche qua 11 e 10 si scrive subito l'identità di Bézout, 11 per 1 più 10 per meno 1. Quindi una soluzione è alfa uguale 11 per 1 più 10 per meno 1 e qua metto a parti rovesciate, vicino all'11 metto il 5, vicino al 10 metto il 6, quindi viene 55 meno 60 fa meno 5, meno 5 è una soluzione. Certo, se avessi fatto le sostituzioni dovevo arrivare fino a 105 prima di trovarla, quindi ci avrei messo un sacco di tempo. Verifica. Meno 5 congruo a 6 mod 11 è giusta e meno 5 congruo a 5 mod 10 è giusta e quindi abbiamo trovato la nostra congruenza. Tutte le soluzioni X congruo a meno 5 modulo 110. E abbiamo trovato tutte le soluzioni, scritte così sotto forma di congruenza, oppure se vogliamo scritte come insieme, meno 5 più 110t al variare di t in z. Quindi questa è una macchinetta, ci sono anche dei giochini al di là del contare l'esercito che sono di questo genere, non so se vi sono mai capitati, avendo un contenitore da 7 litri e un contenitore da 13 litri, dosare esattamente 2 litri. Sono mai capitate? Ecco, sono congruenze. Allora, vediamo un caso invece diverso per capire come ci si regola. X congruo a 11 modulo 8, X congruo a 7 modulo 8, modulo 10.
il massimo comune divisore tra 8 e 10 è 2, non valgono le ipotesi del teorema cinese. Non valgono le ipotesi del teorema cinese e questo vuol dire che non sappiamo niente. Potrebbero esserci zero soluzioni o potrebbero essercene infinite. Detto in termini di caratteristica, noi abbiamo z, il minimo comune multiplo tra 8 e 10 è 40, z 40 che va dentro z 8 per z 10, mettiamola così, x. Non è suriettiva. Quindi ci sono degli elementi, delle coppie qui dentro che si scrivono con un unico rappresentante per entrambe, ce ne sono delle altre che non si scrivono. La domanda è: la coppia 11-7 appartiene all'immagine, questo sarebbe F tilde, se appartiene all'immagine troviamo un X che è congruo a 11 modulo 8, quindi sta qui dentro, e lo stesso X è congruo a 7 modulo 10, quindi sta qui dentro. Se non appartiene all'immagine, il sistema di congruenze non è risolubile. Allora, per capire come stanno le cose, usiamo un trucchetto, cioè facciamo un cambio di variabile. Una curiosità, un po' di anni fa, quando spiegavo queste cose e seguivo il libro, nel libro c'era il teorema cinese, poi dicevamo nel caso in cui non si applica il teorema cinese, si prova, si vede, si calcolano le soluzioni di una congruenza, le soluzioni dell'altra e si vanno a cercare le eventuali soluzioni comuni sapendo che se ce n'è una la troviamo tra, in questo caso, 0 e 39. E uno studente invece ha pensato al problema in termini generali, ha portato la soluzione generale, che è un fatto molto semplice, ma sui libri non si trova, e l'avevamo aggiunto alle dispense col suo nome, teorema di Mondino, per la cronaca, questo Mondino ha fatto poi la specialistica alla SIS e adesso alla Normale di Pisa, e per un paio di anni gli studenti dicevano: applico il teorema cinese, oppure non posso applicare il teorema cinese, applico il teorema di Mondino. E, va bene. Allora, usiamo un cambiamento di variabile, y per esempio uguale a x-7. Qui ho x congruo a 7 modulo 10, al posto di x meno 7 scrivo y. Con questo cambio di variabile la congruenza diventa y congruo a 4 modulo 8 e y congruo a 0 modulo 10. Allora, scritta così, la seconda congruenza è molto facile. Y congruo a 0 modulo 10 vuol dire y è un multiplo di 10. Quindi y è uguale a 10t. Andiamo a vedere quali numeri del tipo 10t soddisfano la prima.
10t congruo a 4 modulo 8. Quindi adesso dobbiamo trovare le t, se ci sono, che soddisfano una congruenza, una. E noi una congruenza sappiamo risolverla in tutti i casi. Quando è che una congruenza è risolubile? Esiste t se, quali sono le condizioni? Il massimo comune divisore tra questo e questo, e siamo di nuovo lì, massimo comune divisore tra 10 e 8, divide 4. Ecco adesso la condizione generale. X congruo a B1 modulo N1, X congruo a B2 modulo N2, ha soluzioni se e solo se, quindi adesso abbiamo completato il teorema cinese, perché abbiamo un se e solo se, il massimo comune divisore tra N1 e N2 divide, chi è questo 4? Da dove è venuto fuori? È la differenza tra 11 e 7, e quindi è B1 meno B2. Teorema cinese dice, se questo massimo comune divisore è 1, beh, 1 divide qualunque cosa, quindi la condizione è sempre soddisfatta e le soluzioni ci sono. Ma questo risultato comprende anche il caso in cui il massimo comune divisore non sia 1. Allora, se divide B1 meno B2, troviamo la soluzione, se non lo divide, la soluzione non c'è. Allora, torniamo al nostro esempio, che è quello lassù. No, che è quello là. Allora, nel nostro caso, il massimo comune divisore tra 10 e 8 è 2, che divide 11 meno 7. Esistono le soluzioni. E le troviamo prima di tutto come soluzioni nella nuova variabile y. Che troviamo risolvendo 10t congruo a 4 modulo 8. Allora, massimo comune divisore tra 10 e 8 è 2, che divide 4, le soluzioni ci sono, abbiamo detto che dividiamo per 2, 5t congruo a 2 modulo 4. Dobbiamo trovare un numero che sia l'inverso di 5 in Z4, però in Z4 questa è T congruo a 2, diciamo, passando alle classi, questa è classe di 5 per classe di T uguale classe di 2 in Z5, scusate, Z4. Ma in Z4 5 è uguale a 1, quindi questa diventa classe di T uguale a classe di 2 in Z4, e quindi T uguale a 2 più 4K. Allora, torniamo qua. Y è uguale a 10 volte T, quindi 20 più 40K. E allora X è uguale a
y più 7 è 27 più 40k. Queste sono le soluzioni, x congruo a 27 modulo 40. Poi, volendo, per controllare di non aver sbagliato i calcoli, possiamo andare a vedere 27 congruo a 11 modulo 8, 27 meno 11, 8, 16, che è un multiplo di 2, va bene. 27 congruo a 7 modulo 10, 27 meno 7 fa 20, che è congruo, che è un multiplo di 10. E se aggiungo un multiplo di 40 a una soluzione, va ancora bene qua perché 40 è multiplo di 8, va ancora bene qua perché 40 è multiplo di 10. Quindi quelle sono effettivamente tutte le soluzioni. Vediamone un'altra. Vabbè, ce la inventiamo. Ditemi voi, lei mi detti una congruenza. 5 modulo 10 modulo 21, 7 congruo 3 modulo 17. Bene, questo è un caso facile perché 21 e 17 sono coprimi. Massimo comune divisore tra 21 e 17 è uguale a 1, si può applicare il teorema cinese. In realtà questa non è ancora scritta nella forma con coefficienti direttivi 1, ma non importa perché alla fine qua ci saranno un divisore di 21, un divisore di 17, continueranno a essere coprimi. Quindi comunque arriveremo a un caso in cui si può applicare il teorema cinese. Allora cominciamo a risolvere le singole congruenze. 5x congruo a 13 modulo 21. 5 e 21 sono coprimi, anzi qua lo devo mettere, massimo comune divisore tra 5 e 21 è uguale a 1, massimo comune divisore tra 7 e 17 è uguale a 1. Queste due prime condizioni mi dicono: la prima ammette soluzioni, la seconda ammette soluzioni. Questa mi dice si potrà applicare il teorema cinese, quindi io so già in partenza che esiste un'unica soluzione x con 0 compresa tra, no questo non lo posso ancora dire, esistono soluzioni, compresa no, beh sì perché questi sono tra 0 e 21 per 17 meno 1. Allora, identità di Bézout tra 21 e 5 è facile. Identità di Bézout. 21 per 1 più 5 per meno 4 uguale a 1. E allora scrivo direttamente una soluzione della prima. Una soluzione di questa è lo scambio 21 per 1, no, sto facendo un pasticcio,
e quindi mi viene meno 20x congruo a 13 per meno 4 meno 4 per 3 12, 4 per 1 4 1 5 modulo 21. Meno 20 è congruo a 1 modulo 21 perché ho moltiplicato per un rappresentante dell'inversa di 5 modulo 21. Quindi questo diventa x congruo a meno 52 modulo 21. E allora la prima congruenza potrà essere sostituita con quella, o volendo posso cercare il rappresentante speciale della classe di meno 52 modulo 21, che cosa fa? 63, 9. No, 63 è 11. meno 52, cioè 11 più 52 fa 63, che è un multiplo di 21. Adesso risolviamo la seconda. 7x congruo a 3 modulo 17. Allora, identità di Bézout, per 7 e 17, qua non la vedo subito, allora me la calcolo. 17 diviso 7 ci sta delle volte con l'avanzo di 3, 7 diviso 3 ci sta due volte con l'avanzo di 1, che è il massimo comune divisore, quindi sono arrivata. E adesso risalgo. 1 uguale 7 più 3 per meno 2, da qua ricavo 1, ricavo 3, 1 è uguale a 7 più 3 per, no, più meno 17 meno 7 per 2 per meno 2, cioè scrivendo i numeri raccolti 1 uguale a 17 per meno 2 più 7 per 4, 5, 7 per 5 35, 17 per 2 34, va bene, questa è l'identità di Bézout. Allora, l'inverso di 7 in Z17 è 5. Quindi, quella congruenza diventa x congruo a 3 per 5 modulo 17. Ho moltiplicato per l'inverso di 7 modulo 17. Quindi x congruo a 15 modulo 17. E adesso abbiamo il sistema nella forma ridotta, x congruo a 11 modulo 21, x congruo a 15 modulo 17. Non è cambiato niente, i moduli sono sempre 21 e 17, al massimo potevamo trovare qua 7 oppure 3, un divisore, nient'altro, ma sono rimasti proprio loro. Questo e questo sono coprimi e quindi possiamo applicare il teorema cinese. Identità di Bézout.
di 21 e 17. 21 è uguale a 17 per 1 più 4. 17 è uguale a 4 per 4 più 1, sono arrivata al massimo comune divisore, adesso risalgo per trovare l'identità di Besù. 1 uguale a 17 meno 4 per 4. Ricavo 4 da sopra, attenzione, un 4 è questo qua, l'altro è il coefficiente, quindi lo sostituisco in uno solo. 17 più meno 4 per 21 meno 17. Quindi rimane 1 uguale a meno 4 per 21 più 17 per 5. Allora 5 per 7 è 35, 5 per 1 è 5, 3 è 8, qui viene 84, perfetto, è giusto. Questa è l'identità di Besù. E allora il teorema cinese nella forma costruttiva dice: una soluzione è meno 4 per 21 per più 5 per 17 per. Allora, 21 ci dobbiamo mettere l'altro, quindi 15. 17 ci dobbiamo mettere l'altro, quindi 11. E beh, qua bisogna fare i calcoli. Allora, 84 per 15, 5 per 4 20, 5 per 8 40, 42, 84, 0, 8, 12, 1280, e l'altro è 17 per 11 per 5, 187 per 5, 5 per 7 35, 5 per 8 40, 43, 5 per 1 5, 4 9. E adesso il segno meno ce l'ha il primo. Quindi, come? Ha ragione. Allora, facendo la differenza, 10 meno 5 è 5, 5 meno 3 è 2, 325. Quindi, alfa uguale a meno 325 è una soluzione. E tutte le altre le otteniamo moltiplicando per, aggiungendo t per 21 per 17, che fa 7, 14, 7, 5, 3. Quindi alfa uguale meno 325 più eventualmente un multiplo di 357. Ad esempio, uno comodo potrebbe essere per t uguale a 1, alfa 0, diciamo, uguale 57 meno 25 fa 32. Facciamo la verifica per controllare che non siano sfuggiti altri errori di calcolo oltre a quello che mi avete corretto. Allora, 5 per 32 viene 160, è congruo a 13 modulo 21, 160 meno 13 fa 147, che direi è divisibile sia per 7 che per 3, è divisibile per 21, ci sta 7 volte. Sette per 32 è congruo a 3, dunque viene 7 per 2 14, 7 per 3 21, 22, è congruo a 3 modulo 17,
Allora viene 221 diviso 17, questo meno 3. E dunque ci sta una volta con l'avanzo di 5, ci sta tre volte, esatto. Ok. E quindi abbiamo trovato una soluzione. Tutte le soluzioni al x congruo a 32 modulo 357, o volendo l'insieme delle soluzioni è 32 più 357t al variare di t in z. Questa è un caso particolare, semplice, perché si può utilizzare il teorema cinese, ma abbiamo visto anche come trattare il caso in cui non si può utilizzare il teorema cinese. È un pochino più complicato perché dobbiamo farlo direttamente, non abbiamo la formula risolutiva, ma ce la caviamo lo stesso. Bene, vi faccio gli auguri di Natale, visto che è l'ultima lezione, ci vediamo.